soprattutto i pazienti devono riuscire a capire che è passato il tempo del tutto a tutti senza nessun problema, perché non si possono più richiedere, per esempio, dei farmaci inutili, delle visite inutili, e le liste d'attesa possono risolversi se la medicina del territorio funziona a dovere. Io, per esempio, cos'è che proporrei, cos'è che mi viene in mente in questo momento? Se i medici di base tutti quanti aggregati in un posto dove nella medicina di base un paziente può tranquillamente fare gli esami di routine, fare una vista, un'ecografia, diciamo, naturalmente non da specialista, fare un elettrocardiogramma e saperlo interpretare, una spirometria e saper interpretare anche oltre alla spirometria la terapia che ne consegue. E come si fa se il medico di base non è stato mai abituato magari a svolgere questi compiti? Lo si può formare, quindi aggregando i medici poi si fanno dei corsi intensivi eventualmente, dove naturalmente il medico non metterà mai una firma su un referto, ma comunque dovrà essere in collegamento diretto con lo specialista ambulatoriale. Io, per quanto mi riguarda, nel mio studio sono sempre in contatto con gli specialisti ambulatoriali, perché un medico di base è sicuramente un tuttologo che conosce un po' tutto, ma non è specialista, diciamo, nello specifico, e nel contempo bisogna anche tenere in considerazione che molti medici di base sono specialisti. Personalmente sono un chirurgo e quindi di conseguenza potrei tranquillamente ridurre le liste d'attesa svolgendo la mia attività anche come medico di base, intendo l'attività chirurgica, naturalmente di chirurgia possibile negli ambulatori di medicina generale. Nel contempo molti medici di base sono cardiologi, sono dermatologi, quindi unendosi noi possiamo tranquillamente porre un filtro e sicuramente cercare di ridurre le liste d'attesa, e credo che questo possa essere una delle possibilità che bisogna sicuramente attuare.